Ciao, sono Ilaria e oggi ti farò vedere come fare una cotoletta a base vegetale. Due opzioni di cottura: o immergerla nell'olio bollente, nel modo quindi classico, oppure utilizzare una friggitrice d'aria per rendere questa esperienza di gusto anche super leggera e super light. Ti farò vedere entrambe le cotture e a fine video ti darò qualche trucchetto per farla perfetta. Mi raccomando, se ti piace il video lasciami un like e qui sotto c'è sempre la ricetta scritta. Allora, per fare queste cotolette possiamo utilizzare o un frullatore come questo, quindi un mixer da cucina con questa lama qua, una lama di plastica, oppure se ce l'avete utilizzate una planetaria. Super facile, come sempre, niente di complicato. Andiamo ad aggiungere all'interno del frullatore il panetto di tofu. Un tofu fermo, ma va benissimo anche un tofu soft, quindi un tofu quasi vellutato. Per fare questa ricetta va benissimo. Poi aggiungo le farine. Farina di glutine, fondamentale per far sì che venga compatto il nostro impasto, e farina normale, col sale ed il lievito alimentare in scaglie. Vado a dare una bella frullatina. Allora, adesso vado a sciogliere dentro dell'acqua calda un cubetto di dado. Allora, perché aggiungiamo l'acqua lentamente e successivamente? Perché è importante capire la consistenza del vostro tofu, quanto acqua all'interno, quindi a seconda della tipologia di tofu otterremo un impasto più o meno umido. Allora, quando vedo che l'impasto si sta staccando dalle lame e che sta appunto avendo questa consistenza, vuol dire che siamo pronti. Eccolo qua. Cerco di stenderle con le mani, oppure si può usare tranquillamente anche un mattarello. Fate della grandezza e della forma che volete. Allora, l'impasto sicuramente vi avanzerà, a meno che non fate 10 cotolette giganti. Quindi ve l'ho fatto fare apposta perché almeno tutte le volte che avete voglia di cotoletta le tirate fuori dal freezer, le scongelate e ve le fate. Semplicemente tagliamo l'impasto, facciamo già le fettine in questo modo. Faccio così e le vado a conservare in freezer. Quindi fettina alla volta. Quindi le mettete così in freezer e tutte le volte che vi va tirate fuori una cotoletta, la impanate e ve la preparate. Adesso in una ciotola oppure in una teglia del genere andiamo a mettere la parte o di pan grattato oppure dei corn flakes che si possono schiacciare con le mani, dei corn flakes al naturale, che sarà la nostra panatura. Invece in un'altra ciotola andiamo a fare il nostro finto uovo. Vado a mischiare la farina di ceci aggiungendo un pizzichino di sale e dell'acqua fino a quando non ottengo una pastella della stessa consistenza dell'uovo, quindi bella liscia, non troppo densa. Al posto dell'acqua potete anche utilizzare una bevanda vegetale senza zucchero, o di soia o di avena. Quando ho ottenuto questa consistenza sono pronta per impastellare. Allora passo prima la fettina dell'uovo vegano e poi la vado a passare nel pan grattato.
spingo bene per appiattirla e soprattutto per cospargerla integralmente con la mia panatura. Ecco qua. La prima fettina, parte liquida. Poi nel pan grattato. Adesso, per chi ha la friggitrice ad aria, vi consiglio di utilizzarla. Andiamo a cospargere con dell'olio extravergine d'oliva spray da entrambi i lati, e questa è la cottura più light che esiste. Per chi dice che la friggitrice ad aria non serve a niente, sono due motivi: o ce l'ha e non la sa usare, oppure non ce l'ha. Che la friggitrice d'aria è veramente la svolta. Infatti sul mio canale trovate tantissime ricette, la maggior parte che si possono fare con la friggitrice d'aria, vengono super leggere le cose e anche super light. Adagiamo nel cestello. Per ora vado a mettere a 200 gradi per 15 minuti, poi vado a dare una controllatina ed in caso aumento il tempo. Mentre cuociamo con la friggitrice ad aria, per chi invece non ce l'ha, si può friggere ovviamente con dell'olio bollente, in modo tradizionale, ma con tanto, tanto olio. Non mi chiedete se si può fare la cotoletta al forno, perché una volta che facciamo la cotoletta panata, la dobbiamo friggere categoricamente, dai! Adesso aspettiamo che l'olio raggiunga la temperatura, dopodiché friggiamo. Quindi andiamo ad immergere una cotoletta alla volta. Preparatevi un bel piatto, ovviamente con carta assorbente, per adagiare poi la cotoletta appena pronta. Intanto che qui frigge, andiamo a controllare nella nostra friggitrice ad aria, visto che mancano 3 minuti, come va la situazione. Guardate qua, faccio vedere, la cotoletta è super asciutta, è rimasta bassa, non si è gonfiata. Diamo un'altra giratina e la andiamo a mettere sul piatto. Allora, queste sono le cotolette che abbiamo fritto nell'olio bollente e queste sono le cotolette che stiamo friggendo nella friggitrice ad aria dopo 15 minuti. Allora, primo trucchetto: se usi la friggitrice ad aria, nel momento in cui vai a mettere le fettine all'interno del cestello, è importantissimo che non entrino proprio pare pare, perché ovviamente la fettina fatta appunto di farina di glutine si va leggermente a gonfiare, non succede niente, l'unica cosa è che aumentando di volume poi la consistenza interna ovviamente sarà un po' più morbida, ok? Infatti vi faccio vedere adesso questa qui quando la andiamo a tagliare. Questa che invece entrava perfettamente è venuta molto più croccante, perché anche se si è allargata si è seccata ancora di più, e questo se vi piace una consistenza un po' più fina e un po' più scrocchiarellina, ok? Con le quantità che vi ho dato escono tantissime cotolette. L'unica accortezza è la prima: scegli un tofu che sia fermo, quindi compatto, ma non troppo. Questo perché? Perché poi nel momento in cui andrai a frullare puoi rischiare che rimangano all'interno dell'impasto dei piccoli frammenti di tofu, che nel momento in cui vai a stendere la fettina è brutto da vedere e ti schizza dappertutto. Quindi consiglio importantissimo di utilizzare un tofu o morbido oppure semi morbido. Diciamo che quello perfetto potrebbe essere un tofu extra vellutato, però attenzione, perché nella ricetta che ti ho dato ho messo una parte di brodo che è perfetta solo se si utilizza un tofu fermo, quindi bello compattino, semi fermo, quindi bello compatto, ma che comunque
non è di quelli proprio durissimi. Quindi, perché abbiamo poi aggiunto appunto piano piano il brodo dopo aver dato una prima frullatina? Perché così ad occhio vado a controllare quanto liquido necessito appunto in base al panetto che ho buttato all'interno del mixer. Non vi preoccupate, sembra una cosa difficile, invece è facilissima. Per chi non ha la friggitrice ad aria, si può tranquillamente friggere nell'olio bollente in una padella oppure in una pentola, non succede niente. Andiamo a vedere le due differenze. Con la frittura tradizionale l'impasto rimane leggermente più morbido. Facciamo attenzione ovviamente a cuocerlo nel modo giusto, perché l'interno deve essere assolutamente cotto. Quindi rimane un po' più morbida, un po' più dorata ovviamente la superficie. Vado a mettere sul piatto invece quelle che ho cotto con la friggitrice ad aria, una compattezza, una secchezza maggiore. Va da sé che abbiamo utilizzato la metà dell'olio, ossia veramente pochissimo. Super crunchy comunque l'esterno, forse leggermente dorato ovviamente, ma io preferisco di gran lunga farmi un fritto del genere, perché veramente lo posso fare tranquillamente una volta a settimana, non si impuzzolentisce niente e soprattutto è una versione super super light. Ma questa è la differenza sostanziale, quindi per chi non utilizza la friggitrice ad aria vi consiglio di farci un pensierino, perché io ci faccio ormai qualsiasi cosa. Questa è la fettina cotta in friggitrice. Letteralmente perfetta, incredibilmente uguale a una cotoletta tradizionale. Infatti adesso la vado a tagliare a striscioline, doratura perfetta e anche consistenza. Che bella da servire anche così al piatto. Questa invece è quella cotta nella friggitrice ad aria, più fina, super super crunchy, super sfiziosa e soprattutto buonissima e leggerissima. Eccolo qua, avete visto? Si può fare veramente, ma veramente di tutto, anche senza animali. Quindi gustati questa cotoletta, falla provare a tutti i tuoi amici onnivori e se ti va di postare la foto della tua cotoletta, iscriviti qui nel gruppo Facebook Cuccare Live oppure mi mandi una bella foto nel gruppo Telegram Nuovo di Pacca. Qui sotto nell'info box trovi tutte le informazioni, la ricetta scritta, tutti i miei social e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, mi raccomando, se ti piacciono le mie ricette. Ti mando un abbraccio gigantesco e ci vediamo la prossima settimana con una nuova ricettina.